l'incontro di oggi, in primo luogo ringraziando i tre relatori, Filippo Focardi, Valentina Pisanti ed Elisa Guida, per aver accettato di partecipare. Ecco, ma chiudete i microfoni se non intervenite, perché sento un ritorno del microfono, per aver accettato di partecipare a questo seminario. Il tema di oggi, lo ricordo, è ricordare la Shoah, rimozioni e sacralizzazioni politiche della memoria. È un tema che si inserisce nel percorso passati ingombranti, dedicato non ai genocidi, ma all'eredità, alle politiche della memoria relative ai genocidi. Tema su cui i nostri relatori di oggi sono degli studiosi di primissimo livello, se ne sono occupati da vari punti di vista. Ecco, inizio, no, col dar la parola a Filippo Focardi, ricordando che Filippo Focardi insegna storia contemporanea all'Università di Padova, è anche direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione Ferruccio Parri. Ha studiato moltissimo da vari punti di vista la memoria del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Il suo libro, tra l'altro, Il cattivo tedesco e il bravo italiano, La rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale, pubblicato con La Terza, è stato anche tra i libri a scelta per previsti in programma negli scorsi anni accademici. Il suo libro più recente ha come titolo Nel cantiere della memoria, fascismo, resistenza, Shoah, foibe, che è strettamente connesso al tema di oggi. Ecco, detto ciò, gli do senza indugio, ma molto volentieri, la parola. Il microfono. Eccolo qua, eccora ci dovrei essere. Grazie Lucia, grazie appunto all'Università per l'invito. Mi fa molto piacere appunto essere qua in questo bel ciclo di incontri, questi passati ingombranti. Ho visto che avete organizzato già degli incontri molto, molto interessanti. E io, sperando di non aver equivocato sul mio ruolo, però ho scelto di concentrarmi su due nodi, due questioni che hanno a che vedere con le politiche della memoria. La prima questione di cui vorrei parlare è il rapporto fra ricerca storiografica, ricerca storica, giornata della memoria e memoria collettiva della Shoah. Da un punto di vista del storiografico c'è stata una svolta ormai da tutti riconosciuta, no? Dopo il 1988, dopo il 50° anniversario dell'introduzione delle leggi razziali o razziste, come meglio dovrebbero essere chiamate, con un'attenzione che fino allora non c'era stata alle radici italiane dell'antisemitismo fascista, all'attenzione alla stessa legislazione antisemita introdotta nel 38, che non era una legislazione all'acqua di rosa, né era stata applicata in maniera superficiale, ma anzi in modo molto capillare, molto efficace. Quindi c'è stata una storiografia italiana innanzitutto, ma non solo italiana, che ha cominciato con grande efficacia e con grandi risultati a ribaltare un po' alcuni luoghi comuni che erano rimasti a connotare l'opinione pubblica, direi, italiana, cioè un'idea presente fin dall'immediato dopoguerra secondo cui gli italiani erano stati tutti amici degli ebrei, che avrebbero boicottato le leggi razziali del fascismo, che il fascismo addirittura avrebbe introdotto quelle leggi razziali nel 1938 in ossequio addirittura per volontà di Hitler, perché questo era quello che si diceva nella pubblicistica e che circolava nell'opinione pubblica.
Ebbene, dall'88 in poi invece questa serie di, chiamiamoli pure, luoghi comuni è stata affrontata, è stata per molti aspetti ribaltata dalla storiografia. Sappiamo appunto che il fascismo ha compiuto quella scelta in maniera del tutto autonoma, anzi sappiamo pure che i tedeschi rimasero sorpresi dall'introduzione delle leggi razziali in Italia, che per molti aspetti quella legislazione era addirittura più radicale di quella tedesca, cioè l'espulsione degli alunni italiani ebrei dalle scuole avvenne con atto legislativo che precedeva i 2 mesi l'analogo legge tedesca. E quindi si è fatto tutta una serie di, appunto, di approfondimenti che hanno soprattutto messo in relazione poi quella che è stata chiamata la stagione della persecuzione dei diritti appunto dal 38 al 43, alla stagione poi successiva della persecuzione delle vite, cioè la vera e propria caccia degli ebrei perpetrata dai tedeschi con la fattiva collaborazione delle autorità della Repubblica Sociale. Quindi una storiografia che ha messo in evidenza questi aspetti, devo dire anche non è stata solo la storiografia, perché se noi prendiamo il cinema, prendiamo la letteratura, negli anni 90, la metà degli anni 90, abbiamo alcuni importanti contributi che proprio hanno affrontato anche sul versante della letteratura e del cinema le responsabilità italiane, di questo stiamo parlando. Io interpreto in questo modo lo stesso film di Benigni, La vita è bella, che per oltre direi 2/3 è dedicato non alla Shoah, cioè al campo di sterminio, ma è dedicato alla persecuzione antiebraica del fascismo. Ora, ho avuto da poco una piccolissima polemica con un collega inglese che ha trovato irritating, Bosworth, la mia lettura di Benigni in questo senso, perché secondo lui quello che almeno a lui ha colpito di quel film è il carro armato americano che libera Auschwitz alla fine del film, che chiaramente è un errore, no? Storicamente è stata l'Armata Rossa. Ma io credo che forse Bosworth sta troppo lontano dall'Italia, invece stando in Italia, almeno quando io ho visto quel film, ho colto come elemento importante proprio l'attenzione alla dimensione italiana della persecuzione antisemita. Ora ecco, scusate, ho tolto il sassolino anche con Bosworth, cui ho replicato su AgeNet, il sito su cui era uscita una sua recensione, e 3 giorni fa ho avuto lo spazio, una piccola replica. Ora, in cui però non parlavo di Benigni, lo faccio ora. E dicevo, il film di Benigni, oppure il romanzo di Rosetta Loi, insomma, c'è stata una forte attenzione anche dal punto di vista appunto letterario, cinematografico, alle responsabilità italiane. Poi arriva la giornata della memoria nel 2000, che ha moltissimi meriti, non c'è dubbio, ora non voglio qui entrare a approfondire questo tema di grandissimo rilievo, però che effetti ha avuto nell'opinione pubblica? Beh, ha avuto l'effetto, anche questo diciamo abbastanza riconosciuto ormai dagli studiosi, di riportare alla luce non le responsabilità italiane, ma i meriti italiani, i meriti del bravo italiano salvatore di ebrei. Guri Schwarz ha osservato che, appunto, come ha parlato di beatificazione mass mediatica dei bravi italiani. Al centro della scena chi c'è? C'è una figura come Giorgio Perlasca, che con grande coraggio, indubbiamente, anche con artifici, con grande inventiva e a rischio alla propria pelle, salva, pare, almeno 5.000 ebrei ungheresi. Insieme a lui i vari Palatucci, i vari Bartali, al centro ora di una polemica, no? Il ciclista campione d'Italia che appunto avrebbe anche lui salvato molti ebrei. Guelfo Zamboni, il console italiano di Salonicco. Quindi al centro della scena pubblica ha finito per diciamo tornare la figura del bravo italiano salvatore degli ebrei. Tra l'altro con una connotazione anche abbastanza particolare, nel senso che se noi prendiamo la principale di queste figure,
che è senz'altro Giorgio Perlasca, che insomma, è stato, cui è stato dedicato anche una fiction, no? Perlasca, un eroe italiano nel 2002. Tra l'altro Perlasca è interpretato da Zingaretti, cioè un grande attore, insomma. Beh, Perlasca non è un antifascista che per odio al fascismo salva gli ebrei. Perlasca è un ex fascista, sicuramente non antisemita, o almeno non antisemita nel 1943 e nel 1944, che era stato un combattente volontario fascista nella guerra di Spagna. E quindi è l'espressione di un bravo italiano che è tale appunto non in quanto antifascista, ma in quanto una brava persona, il bravo samaritano. E quindi in qualche modo anche qui un altro elemento che torna a distinguere fascismo dal nazismo sul piano proprio dell'antisemitismo. Non perché i due regimi non debbano essere distinti, ma c'è una sorta di contrapposizione, giustapposizione, no? Il fascismo era quel regime in cui appunto i Perlasca hanno operato, hanno salvato gli ebrei, così come è stato fatto dalle forze armate italiane, ad esempio in Francia o nei Balcani. Quindi questo è un primo elemento su cui riflettere, cioè la distanza che si è creata tra i risultati della ricerca storiografica e il dibattito pubblico, la memoria pubblica sulle ali, per così dire, della prassi celebrativa invalsa rispetto alla giornata della memoria. Il secondo tema che vorrei così lanciare riguarda il rapporto fra memoria della Shoah e memoria dell'antifascismo e della resistenza. Rispetto a questo tema valgono, direi, mi sembra di aver individuato tre diversi paradigmi interpretativi. Il primo paradigma è quello della sostituzione, cioè la memoria della Shoah avrebbe ormai sostituito la memoria dell'antifascismo e della resistenza. Per capire di cosa parlo, vi leggo uno dei, diciamo, più lucidi o comunque più convinti sostenitori di questo paradigma, che è un nostro collega, che è Giovanni De Luna, che aveva formulato questo giudizio nel 2008 in un articolo sulla stampa intitolato Il fascismo derubricato. E lui osservava: se da un lato per decenni la memoria della resistenza, dell'antifascismo e della deportazione politica era così straripante da annettersi anche quella della Shoah, oggi la situazione si è capovolta e nel segno della Shoah a rischiare di sparire dal discorso pubblico e dalla nostra memoria collettiva è proprio l'antifascismo. Quindi una visione secondo cui la memoria della Shoah, che per molti motivi dagli anni 90 in poi al centro della ribalta appunto della situazione, avrebbe inghiottito, non solo scalzato, ma addirittura inghiottito la memoria dell'antifascismo. La stessa posizione era stata espressa qualche anno prima da Sergio Luzzatto nel suo volume, no, La crisi dell'antifascismo. C'è poi una versione intermedia, direi, che è rappresentata dalle osservazioni che ha fatto lo storico inglese Robert Gordon, che è autore di un libro molto, molto importante sulla memoria della Shoah in Italia, intitolato Scolpitelo nei cuori. E lui ha parlato della inversione del punto focale. Quindi non usa l'espressione sostituzione, cioè la memoria della Shoah non avrebbe sostituito tout court la memoria dell'antifascismo, ma sicuramente c'è un'inversione dei rapporti di forza, diciamo così. E il punto più, diciamo, la cartina di tornasole più interessante sotto la quale osservare questo fenomeno è il significato, il ricordo, la memoria delle fosse ardeatine. Qui c'è anche uno studio molto importante di Rebecca Clifford, proprio mirato su questo, e si è visto come anche qui i rapporti, diciamo, si sono sostanzialmente ribaltati, nel senso che quando viene creato il memoriale delle fosse ardeatine,
Non c'è nessun riferimento alla componente ebraica di quella strage. Ricordo 335 italiani vittime, no, della strage delle fosse ardeatine, commessa dai tedeschi, immagino insomma, gli studenti questo lo sappiano, di cui 75 ebrei. Ebbene, all'inizio per molti anni non c'è traccia della componente ebraica di questa strage. Le fosse ardeatine sono l'esempio, uno degli esempi più importanti appunto della barbarie nazista, del sacrificio degli antifascisti italiani, insomma. Poi le cose cominciano a cambiare, tanto che con gli anni 90, gli anni 2000, invece c'è una sorta di ribaltamento. Sembra che la strage delle fosse ardeatine sia una strage di ebrei. Questo ad esempio è interessante, l'ha rilevato anche Alessandro Portelli, che ha studiato, no, proprio la strage delle fosse ardeatine attraverso esami di un approccio di storia orale, intervistando i suoi studenti, che sono studenti romani, come gli studenti che ci stanno seguendo. Ebbene, gli studenti romani, quando lui gli chiedeva, beh, chi sono le vittime delle fosse ardeatine, per gli studenti romani erano gli ebrei. E secondo me il punto più interessante che testimonia questo cambiamento è rappresentato da un intervento. Ora stavo cercando la citazione, non la trovo, ma ve la dico a memoria. Dall'intervento dell'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che parlando in occasione della festa del 25 aprile, della liberazione, lui ex comunista, parla delle fosse ardeatine come espressione di antisemitismo. Cioè anche lo stesso Napolitano, cioè un ex membro del Partito Comunista, presidente della Repubblica, in occasione del 25 aprile, della giornata in cui si ricorda la resistenza, si scorda completamente che alle fosse ardeatine sono state uccise anche molti antifascisti italiani e italiane, e le identifica solo come una strage di matrice antisemita. Questo è un esempio. L'altro esempio, lo dico velocemente, riguarda le categorie di vittime comprese nella stessa legge istitutiva della Giornata della Memoria. Perché la giornata della memoria è dedicata agli ebrei, alle vittime appunto della Shoah, alle vittime dello sterminio ebraico, ma anche alle vittime della deportazione politica e agli internati militari italiani. E anche qui c'è un ribaltamento, perché mentre ancora negli anni 50, 60, eccetera, era la memoria della Shoah ad essere per così dire incastonata dentro la memoria dell'antifascismo, adesso, come evidenzia appunto la legge, è esattamente lo stesso. Ci sono due categorie di vittime, deportati politici, ma anche internati militari, vittime tipiche, diciamo così, della memoria della resistenza, che si trovano all'interno di una legge naturalmente dedicata principalmente alla Shoah. L'ultimo paradigma, e con questo chiudo, spero non essere stato troppo lungo, però siamo, credo, sui tempi. Corro un po', ma che non voglio. Ecco, l'ultimo paradigma è il paradigma, lo potremmo definire, dell'interazione. È un paradigma, cioè dell'interazione, del rapporto fra la memoria dell'antifascismo, della resistenza e memoria della Shoah. È un paradigma, è stato proposto da Guri Schwarz, uno studioso molto bravo, molto acuto della memoria della Shoah. Fra l'altro annuncio che uscirà a breve, credo sul prossimo numero Italia Contemporanea, un numero speciale dedicato al calendario civile, con un articolo molto bello di Guri proprio su questo tema. Ebbene, Guri Schwarz ha criticato il paradigma, secondo lui, troppo semplicistico della sostituzione, quello appunto di De Luna di cui ho parlato prima. È sbagliato, secondo Guri, affermare che la memoria della Shoah ha sostituito quella dell'antifascismo, anche perché c'è un rapporto molto più complicato fra le due memorie. Guri ricorda come la seconda metà degli anni Ottanta sono stati studiosi, storici, intellettuali antifascisti
che hanno, come dire, focalizzato l'attenzione sull'antisemitismo fascista, sull'antirazzismo, come una carta giocata per riscattare l'antifascismo in quel momento, per contrastare le tesi di De Felice. La famosa intervista resa da De Felice al Corriere della Sera a Giuliano Ferrara, in cui aveva detto che, no, il fascismo italiano era fuori dal cono d'ombra, della Shoah. Quindi sono proprio studiosi, con una matrice antifascista, che avevano allora, provato a rilanciare l'antifascismo, facendo, diciamo così, leva sull'antirazzismo e focalizzando l'attenzione sull'antisemitismo fascista. Quindi c'è già all'origine il rapporto più complicato, secondo Guri, no? Fra queste due memorie. In più lui fa riferimento, da un punto di vista proprio teorico, a un critico letterario americano, Michael Rothberg, che parla di memoria multidirezionale. E quindi, secondo lui, le memorie, diciamo, no, certo, c'è una concorrenza fra le memorie, ma questo non impedisce anche un rapporto di interazione fra le memorie. Non c'è una memoria che ruba completamente lo spazio ad un'altra, ma ci sono memorie in dialogo. E da questo punto di vista, ci sarebbe, come dire, un dialogo, mettiamola così, fra memoria della resistenza e memoria dell'antifascismo. Anche se, giustamente, diciamo, Guri ammette che i rapporti di forza sono cambiati e come, cioè non è sbagliato i rilievi fatti da Robert Gordon sull'inversione del punto focale, e secondo me, almeno se si prende in esame i primi anni 2000, forse non avevano neanche tutti i torti De Luna e Luzzatto, che in quegli anni, in quel momento, quando la resistenza era particolarmente sotto attacco, vedevano quantomeno il rischio di questa sostituzione. Ora non è così, e chiudo con l'ultima osservazione, perché effettivamente, si vedono in qualche modo, segni o effetti, non so come definirli, dell'interazione fra memoria della resistenza e memoria della Shoah. Dove si vedono? Mattarella, prendiamo un altro Presidente della Repubblica. Ebbene, Mattarella, come sapete, ha nominato Liliana Segre, senatrice a vita, e proprio in occasione, mi sembra di ricordare, del giorno della memoria nel 2018, lui ha fatto un intervento molto interessante in cui ha veramente riannodato i legami fra memoria della resistenza, memoria antifascista e memoria della Shoah. Infatti lui ha contestato, il presidente ha contestato, coloro che sostengono, sono tanti, diciamo, a livello della pubblica opinione, che il fascismo avrebbe fatto solo due gravi errori, no? L'introduzione delle leggi razziali e l'entrata in guerra a fianco di Hitler. Invece Mattarella ha sottolineato giustamente che razzismo e guerra non sono stati deviazioni o episodi del fascismo, ma diretta e inevitabile conseguenza del fascismo. Altro passaggio, sempre sulle fosse ardeatine, esempio che prendevo prima, e questa è l'ultima cosa che dico, Mattarella ha definito le fosse ardeatine in maniera diversa rispetto a Napolitano, che aveva visto solo l'aspetto antisemita di quella strage. Mattarella le ha definite un simbolo doloroso dell'odio nazista, razzista, antisemita e totalitario. Quindi in questi quattro aggettivi, come vedete, c'è sia molto forte il riferimento alla dimensione appunto razzista e antisemita, ma c'è anche riferimento al nazismo e al carattere totalitario del nazismo. Quindi in qualche modo un tentativo, di riallacciare, no, queste due memorie, almeno a livello di lessico, di discorso. Ecco, quindi mi fermo qua, ecco, volevo sottolineare questi due aspetti e queste diverse anche interpretazioni che ci sono state, a mio avviso. Grazie. Grazie a te Filippo, questo intervento così ricco e anche aggiornato non solo sulla storiografia più recente, ma su quella di imminente pubblicazione. E soltanto
un paio di cose che mi sono venute in mente. Hai parlato di Mattarella, mi è tornato in mente anche il ruolo di Scalfaro, no, di un altro presidente della Repubblica, democristiano, cattolico, che ha fatto della memoria della resistenza un asse centrale, no, del suo impegno, anche al punto che dopo, una volta terminato il mandato, è stato, anche questo forse lo possiamo ricordare, no, nominato presidente del PARRI, no, dell'Istituto Nazionale. E quindi anche il confronto tra queste due figure di ex democristiani, cioè Mattarella e Scalfaro da un lato, Napolitano dall'altro, ecco, apre una riflessione, potrebbe aprire insomma una riflessione ulteriore. Poi a proposito delle fosse ardeatine, la domanda che ricordavi. Anch'io la faccio diversamente, però chi sono i responsabili delle forze ardeatine? Viene sempre in mente, la risposta è sempre Kappler, Kesselring, no? Nessuno studente ricorda, anzi neanche sa che spesso, no, che chi fosse Caruso, chi fosse Guido Buffarini Guidi, no? Quindi diciamo il permanere di queste convinzioni, di quello stereotipo, no, che tu hai a lungo studiato, del bravo italiano e del cattivo tedesco. Per concludere su questo, vorrei condividere questa foto, non so se si vede, Ah, la sì. foto di una foto che ho scattato circa 2 settimane fa a Filettino. Esiste ancora ed è stato restaurato un parco per bambini dedicato a Rodolfo Graziani, quindi Rodolfo Graziani è responsabile. Non c'è cosa migliore educare i bambini in questo modo. Esatto, no? Esatto. E quindi ecco che a tal proposito voglio ricordare, no, questo progetto che sta seguendo, che ha promosso il PARRI, appunto, coordinato da Giulia Albanese, che è proprio di individuare e di avviare una riflessione sui luoghi della memoria del fascismo. Però non voglio prendere altro tempo, ecco qua tolgo la presentazione e do subito la parola a Valentina Pisanti, e ringrazio anche i colleghi e le colleghe che si sono nel frattempo uniti al nostro seminario, che abbiamo visto intervenire su Teams, inserirsi su Teams. Valentina Pisanti è una semiologa, insegna semiologia a Bergamo e mi pare anche alla IULM, all'Università di Bergamo, e anche alla IULM a Milano. Studiosa del negazionismo dell'Olocausto e dei fenomeni del razzismo, ma anche di umorismo, analisi del discorso politico, di storia e di memoria. E Valentina anche vanta un numero ampio di libri e mi limito a ricordare i più recenti: Guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe del 2020, Abusi di memoria, negare, sacralizzare, banalizzare la Shoah del 2012. Ecco, a lei abbiamo chiesto di intervenire sulle contraddizioni che le politiche della memoria della Shoah, il cono d'ombra, no, sulle contraddizioni e su come si spiega anche il riemergere dei negazionismi, dell'antisemitismo e del razzismo. Quindi a te la parola, Valentina, grazie. Grazie Lucia e grazie Filippo per l'intervento introduttivo. Qui cercherò di agganciarmi sia pure dalla mia prospettiva, che come avete capito non è quella di una storica, bensì di una studiosa di fenomeni di comunicazione, tra cui anche tutta quella retorica della memoria che ho analizzato nei libri che citavi. Una retorica della memoria che vorrei adesso presentarvi in questo modo, attraverso 3 punti. Sostanzialmente, una prima parte, spero non troppo lunga, in cui vorrei
evidenziare alcuni tratti distintivi dell'attuale retorica e delle attuali politiche della memoria nel discorso pubblico, quindi diversamente da quanto diceva Focardi, il perimetro in cui mi muovo io non riguarda il perimetro della ricerca storiografica o anche esclusivamente del discorso istituzionale italiano. Io vorrei più introdurre l'argomento della retorica della memoria in chiave culturale, se vogliamo, sia pure con i collegamenti che ci sono tra cultura e politica. Secondo punto, secondo snodo, è quello che anticipavi tu, Lucia, cioè le contraddizioni empiriche e anche logiche che si istituiscono in questo ampio campo della retorica commemorativa. Infine, volevo suggerire un paio di ipotesi interpretative da prendere o lasciare, naturalmente, perché questa è la parte, diciamo, più discutibile del mio discorso, riguardo alle funzioni esplicite e latenti di questo modo di intendere la memoria, con particolare riferimento ovviamente alla memoria della Shoah, perché sì, io sono tra coloro che ritengono che questo, che questa particolare memoria, di questo parleremo, è diventata, non so se abbia proprio spinto completamente ai margini del discorso pubblico i ricordi e le rappresentazioni della resistenza, ma sicuramente è diventata la memoria culturalmente egemone, ma nel senso anche che il suo schema narrativo, cioè la struttura dei ruoli in cui si compone l'opposizione, vittime e carnefici, è diventato un po' il paradigma di tutte le altre memorie, quantomeno quelle traumatiche del Novecento, cioè il calco a cui si rifanno tutti gli altri gruppi per costruire le proprie identità, di solito attorno al ricordo di un qualche trauma storico. Ecco, tutto questo fenomeno comincia quando? È abbastanza recente, relativamente parlando, comincia proprio nel periodo di cui parlava Focardi, però nell'89, dopo l'89, cioè dopo il crollo del muro di Berlino, in una prospettiva non più solo italiana ma europea, man mano che i paesi ex comunisti entrano nella sfera di influenza della NATO, fanno domanda per entrare in Europa, e una delle condizioni che gli viene posta per entrare nella compagine europea è di lavorare sulle proprie memorie nazionali, ed è lì che si crea, che si, diciamo, viene messo a punto un progetto di, come si dice oggi, di europeizzazione della memoria dell'Olocausto in particolare, sulla falsariga peraltro di una sua precedente americanizzazione, perché tutto questo è filtrato attraverso i prodotti dell'industria culturale americana, che già da un paio di decenni, attraverso film e serie televisive eccetera, stavano plasmando il ricordo globale di quegli eventi. Quindi si verifica una sorta di progetto, come si dice oggi, top down, dall'alto, di costruire una memoria cosmopolita, molto inclusiva, sufficientemente deterritorializzata, cioè sganciata dalle singole memorie nazionali, inclusa quella italiana, da poter riunire i pezzi sparsi di un'Europa che all'epoca, a maggior ragione con l'allargamento, era in cerca di una identità. E questa narrazione comune, questo, se vogliamo, mito fondativo, è costituito da quello schema narrativo a misura di vittima, di cui facevo accenno, incentrato sulla polarizzazione tra vittime e carnefici, e anche adattabile a una varietà di contesti diversi, quindi anche estendibile ad altre memorie traumatiche, a cominciare dalle memorie dell'oppressione sovietica, che appunto erano ancora fresche nel ricordo di questi paesi appena entrati in Europa. L'altro tratto distintivo di questa retorica, che quindi si crea negli anni 90, sempre di più negli anni 2000 e via dicendo, è l'insistenza posta non solo sul ruolo della vittima, sulla centralità del ruolo delle vittime, ma anche sull'empatia come sentimento unificante. Un'empatia, cioè, tra l'altro, sono anche gli anni in cui le ricerche sui neuroni specchio vengono estese a ogni sorta di fenomeno, dall'etica all'arte, alla religione, eccetera. Ma l'idea
che attraverso l'empatia si possano risvegliare sentimenti di benevolenza universale, attraverso le tecniche anche tese all'immedesimazione, alla commozione, alla compartecipazione sensoriale. E infatti sono gli anni in cui i musei e non solo si affannano a escogitare nuove tecniche interattive volte a, i musei storici intendo, volte a sollecitare proprio questi sentimenti. E lo scopo etico dichiarato da questo conglomerato di operazioni culturali è la promessa solenne del famoso mai più, cioè quel binomio per non dimenticare mai più, che viene in maniera piuttosto anche martellante ripetuta in ogni occasione pubblica, secondo una equazione, a mio avviso, molto semplicistica e pedagogicamente insomma contestabile, per cui sia l'idea che sia sufficiente ricordare un evento per evitare che situazioni analoghe possano ripetersi in futuro. E quindi anche una fiducia che si stabilisce in maniera sempre più ritualizzata nella capacità quasi traumaturgica della memoria di sconfiggere ogni forma di intolleranza, di inimicizia tra i popoli e di conflitto sociale, etnico, religioso e via dicendo, territoriale e via dicendo. In questo paradigma che emerge in questi anni affiora anche la centralità del ruolo della testimonianza, le testimonianze dei sopravvissuti, sopravvissuti intesi come appunto il nostro punto di collegamento quasi fisico e corporeo con gli eventi che diventano l'asse portante dell'identità europea. Da qui anche una tendenza assolutamente non sollecitata dai sopravvissuti e dai testimoni stessi, ma invece incoraggiata da tutta quella retorica, i vari soggetti che vi partecipano, a feticizzare, sacralizzare i testimoni, come dire che la loro testimonianza, il loro modo di raccontare gli eventi, in qualche modo si sostituisce a livello di discorso pubblico alle voci degli storici, e la testimonianza viene a conquistare un ruolo di unico genere di discorso riguardo al passato che venga considerato davvero autorevole, in grado di trasmettere non solo conoscenze storiche dirette, ma anche lezioni sul passato. Quindi un ruolo sia storico che etico attribuito ai testimoni. Di qui anche l'istituzionalizzazione della memoria, la sua sacralizzazione, dove per sacralizzazione intendo la tendenza a irrigidire i formati della memoria in racconti stereotipati e ritualizzare le pratiche commemorative attraverso, certo, oltre che i giorni della memoria, anche attraverso tutta una serie di prescrizioni e interdizioni riguardo a come si può rappresentare il trauma, come se ne deve parlare, quali paragoni sono accettabili e quali no, e insomma tutta una serie di regole e che creano una sorta di area protetta dentro cui viene consegnata, posta la memoria dello sterminio e di altri traumi storici, un'area che è presidiata attentamente da vari soggetti che io ho chiamato i guardiani della memoria e che essi stessi si definiscono molto spesso guardiani di questa memoria, incaricati e di prescrivere le pratiche commemorative idonee, e quindi anche tutti i dibattiti in cui non entreremo sui limiti della rappresentazione, di tenere altro incarico, di tenere fuori da questo perimetro sacro della memoria gli elementi indesiderati, a cominciare dai negazionisti naturalmente, ma anche tutti coloro che vengono accusati di fare dei paragoni inaccettabili tra il ricordo della Shoah e altri eventi storici più o meno traumatici, e infine il ruolo dei guardiani che officiano i riti commemorativi idonei è di stabilire chi altro, oltre ai discendenti diretti delle vittime della Shoah, ha diritto a invocare quel particolare trauma a sostegno della propria
causa, presente, delle proprie istanze attuali, chi insomma ha diritto di tradurre i propri traumi storici nel lessico diventato nel frattempo egemone e dominante dell'Olocausto, e chi viceversa non ce l'ha. Di qui tutta una serie di diatribe a cui continuamente assistiamo, accuse di appropriazioni indebite del trauma, dibattiti sull'unicità e via dicendo, incomparabilità, indicibilità. Ecco, tutto questo porta a individuare alcune contraddizioni che adesso in modo molto più sintetico cercherò di elencare. Ora, la prima contraddizione è di tipo empirico, è una constatazione che faccio e mi stupisce che non ci siano più persone a farla, perché è evidente, cioè dopo una trentina d'anni di queste politiche della memoria, appunto tese a rafforzare il binomio, l'equazione per non dimenticare uguale mai più, non si può fare a meno di constatare che quei fenomeni di razzismo, di xenofobia, di negazionismo e di antisemitismo sono in aumento in tutto il mondo occidentale. E dunque bisognerebbe trarre qualche conclusione, quantomeno riguardo, se non altro, all'inefficacia delle politiche della memoria sin qui adottate. Ora, nonostante lo scopo dichiarato di queste politiche della memoria sia stato, sia tuttora, di unire la comunità globale, in particolare quella occidentale, sotto il segno della difesa delle minoranze, del superamento dei conflitti, eccetera, questo progetto universalistico ha generato una moltiplicazione, una proliferazione di memorie e di identità locali in conflitto tra loro. Ogni comunità locale si è appropriata della forma narrativa vuota, a questo punto svuotata, anche perché appunto per essere universale ha avuto bisogno di essere svuotata di contenuti storici troppo specifici, troppo legati alle storie nazionali, e ognuno però ogni comunità si è autorappresentata nel ruolo di vittime, quindi si è appropriata di quel ruolo di vittime, e a volte anche a scapito della ricostruzione storica. Ci sono casi recenti, per esempio, il caso più vistoso di tempi recenti è quello della Polonia, ma anche di altri paesi est europei, ma prima ancora nelle guerre della ex Jugoslavia, in cui era evidente questo fenomeno di appropriazione dello schema, del guscio vuoto della memoria dell'Olocausto, del ruolo di vittima, per rivendicare i propri diritti presenti sulla scorta appunto di quelle identificazioni. Ora, il problema quindi è che il concetto stesso di memoria cosmopolita è di per sé un concetto, a mio avviso, contraddittorio, data la natura essenzialmente particolaristica, unilaterale e strumentale di ogni memoria. Qui potremmo aprire tutta una discussione, non so quanto gli studenti magari poi faranno delle domande, però non so quanto siano al corrente, per esempio, delle tesi di Halbwachs riguardo alla memoria collettiva come qualche cosa che è sempre funzionale, necessariamente funzionale, a chi in quel particolare momento ne detiene il controllo e la gestione. Ecco, da questo punto di vista, quindi, l'aporia dell'idea stessa di una memoria cosmopolita la potrei riassumere così, che mentre il nocciolo di ogni discorso universalista è questo vale per tutti, questi diritti valgono per tutti, il cuore di ogni discorso legato alla memoria, quindi all'identità dei gruppi, è questo l'ho vissuto solo io, questa cosa appartiene solo a me. Ora, l'idea di mettere insieme questi due concetti per generare un asserto autocontraddittorio, a mio avviso, come questo l'ho vissuto solo io e quindi vale per tutti, secondo il mio parere è responsabile di molte delle numerose aporie e contraddizioni che affiorano continuamente nei discorsi e nei dibattiti sulla memoria. Cioè l'idea che le rivendicazioni che ciascun gruppo avanza sulla scorta delle sue esperienze soggettive, che nessun altro può sapere, che nessun altro può conoscere, perché appartengono solo a quel gruppo e nessun altro sa come ci si sentiva a essere deportati, schiavi in catene e qualsiasi altra esperienza storica gravemente traumatica, porta all'idea che
proprio in quanto queste sono esperienze soggettive, inalienabili, patrimoni dei singoli gruppi, dunque devono essere riconosciute universalmente. E di questo, da qui non si scappa, perché tutte le contraddizioni anche della cosiddetta identity politics si fondano su questo nocciolo irrisolvibile, a mio avviso. Altre aporie ne derivano, non entrerò troppo nei dettagli, ma le elenco, forse potrebbe bastare anche soltanto il titolo. Per esempio, quel doppio vincolo, doppio legame tra il dovere della memoria da un lato, dobbiamo ricordare continuamente la Shoah, e il dogma dell'irrappresentabilità del trauma. Dobbiamo continuamente raccontare la Shoah, ma la Shoah non si può raccontare, rappresentare e via dicendo. Da qui tutta una serie di altri dibattiti. E infine, a livello di problema di cittadinanza, anche la gravissima, secondo me, contraddizione tra democrazia e censura, fondamentalmente, che poi è anche una contraddizione che ritroviamo in molti attuali dibattiti sulla cosiddetta cancel culture. Fondamentalmente, la pretesa, nel caso della memoria della Shoah, la pretesa di combattere le recrudescenze del razzismo, dell'antisemitismo, per mezzo della censura, cioè delle leggi antinegazioniste varate con la benedizione, anzi l'invito dell'Unione Europea, che stride questa pretesa con gli sbandierati valori delle democrazie occidentali, ed è una contraddizione, cioè prescrivere, promuovere i valori delle democrazie occidentali attraverso qualcosa che alla fine è censura, perché è istituire nuovi reati di opinione. Ecco, questa contraddizione fa sistema con un'altra aporia di segno opposto, che è nota a chiunque abbia studiato le retoriche razziste degli antisemiti e dei negazionisti, e cioè la pretesa di rimettere in circolo frammenti di discorso antisemita e razzista, cioè discorsi che si rifanno alle idee di coloro che bruciavano i libri, al grido di "le idee non si censurano". E anche di questo abbiamo, con questo argomento abbiamo familiarità, e cioè tutte le volte che da movimenti e partiti di estrema destra, appunto, viene sbandierato il valore della libertà di espressione per poter proclamare delle tesi che sono spesso, appunto, intolleranti, razziste e via dicendo. Ecco, queste sono alcune delle contraddizioni che mi fanno arrivare, la mia conclusione, ad un dubbio, a un'ipotesi, forse un eccesso di sospetto, non lo so, però questo appunto è aperto al dibattito. La mia impressione è che forse la memoria della Shoah e tutte le memorie che si rifanno a quel modello non sia veramente uno strumento di lotta antirazzista, ma un patrimonio simbolico che viene così preservato e custodito in quanto tale, ma anche magari eventualmente in funzione di ulteriori scopi non dichiarati. E questi scopi potrebbero includere l'obiettivo di plasmare, di rafforzare delle identità collettive, specie in un periodo in cui, in mancanza di grandi progetti politici unificanti, tramontate le grandi ideologie e anche le grandi utopie politiche, resta poco per fungere da collante tra gruppi umani diversi. Ecco, questo totem, se vogliamo, scusate se vi sembra irrispettoso, della memoria dell'Olocausto, in qualche modo compensa quel vuoto ideologico lasciato vacante, appunto, dalla crisi delle grandi, e al contempo però sancisce il trionfo non solo delle democrazie, ma anche del liberalismo, cioè delle democrazie liberali, un trionfo che non è soltanto il trionfo sul fascismo, ma è anche un trionfo sul comunismo, quindi le liberal democrazie come unica via possibile verso un progresso umano. E da qui anche altri scopi possibili, che possono essere più o meno presenti alla consapevolezza di chi promuove queste politiche, ma secondo me strutturalmente agiscono nel rafforzare il ruolo della memoria nel panorama odierno. Cioè,
La memoria come meccanismo, dispositivo che genera consenso, che tacita a volte le critiche interne, eventualmente anche per aprire un varco per la criminalizzazione di altre forme di dissenso. Questa è una cosa, un fenomeno che è particolarmente evidente in Polonia e in altri paesi dell'Europa dell'Est, dove per esempio le leggi antinegazioniste sono state estese e generalizzate per includere tutta una serie di altri cosiddetti reati di opinione, e si capisce appunto che la deriva autoritaria è possibile. E quindi anche tra gli scopi, permettere ai gestori della memoria, a chi può permettersi di parlare a nome dei defunti, delle vittime, di ammantare di universalismo le proprie ragioni di parte, sottraendole allo spazio della dialettica. In generale questa è la mia impressione, il mio timore, la mia critica anche, cioè l'idea che la memoria, per come si sta configurando nel panorama attuale, finisca per esercitare un controllo simbolico sulle comunità commemoranti. E d'altronde questa è sempre stata la funzione delle memorie collettive sacralizzate, cioè dei miti fondativi e via dicendo, di mantenere un ordine sociale e anche di atrofizzare la ricerca di alternative, che siano alternative ideologiche, politiche, alternative storiche da andare a recuperare nel passato, con questa minaccia del male assoluto che rende accettabile qualsiasi male minore, fondamentalmente una specie. Ecco, questo è quanto avevo da dire in prima battuta, e mi scuso perché credo di avere largamente superato i limiti di tempo. Grazie. Oh, grazie Valentina, penso sei stata, che tu sia stata nei tempi. No, ti ringrazio molto, penso i temi che hai posto saranno oggetto del dibattito, sono ampi, problematici e sicuramente soggetti a interpretazioni e anche possibilità non univoche, quindi lascio le questioni di fondo al dibattito. Vorrei soltanto ricordare una cosa prima di introdurre Elisa Guida, no? Quanto dicevi, ricordarlo soprattutto agli studenti, cioè il fatto che la memoria della Shoah e la memoria delle vittime della Shoah diventa poi una memoria esemplare. E da questo punto di vista, guardando all'Italia, al calendario civile italiano di cui prima ci parlava anche Filippo, la giornata della memoria è seguita dall'istituzione della giornata del ricordo, quindi le vittime delle foibe, no? Coincidenza da cui poi si generano sovente scontri, o come recita il titolo di un libro recente, allora le foibe, e poi il 21 marzo la giornata delle vittime della mafia, il 9 maggio la giornata delle vittime del terrorismo, e proprio in questi giorni l'istituzione della giornata delle vittime del Covid, no? È un tema su cui si è riflettuto e si continua a riflettere, no? La crisi del paradigma dell'eroe, no? E quindi l'ingresso in un'età post-eroica, come recita il titolo del libro di Sheenan, no? Quindi tanti temi complessi che ci aiutano a ragionare, a comprendere meglio il presente oltre che il passato. Ecco, e prendo spunto dalla suggestione che davi a proposito del trionfo dell'era del testimone, e per introdurre una questione, anche per introdurre Elisa Guida, perché forse insomma vale anche la pena ricordare che i testimoni, prima di iniziare a testimoni sopravvissuti alla Shoah, hanno aspettato molti anni, no? È stato anche soggettivamente un processo di elaborazione che ha richiesto del tempo, no? E questo processo di elaborazione, Elisa Guida, docente di storia contemporanea all'Università degli Studi della Tuscia, l'ha ricostruito e nel suo primo libro
La strada di casa, il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah. Ricordo tutta l'introduzione, il primo capitolo è proprio su questo, l'introduzione in particolare. E poi anche più recentemente ha avuto modo, no, di verificarlo nell'intervista e nelle ricerche che sono alla base della biografia appena uscita di Piero Terracina, Senza perdere la dignità. Ecco, le cedo subito la parola. Grazie Elisa. Grazie a te Lucia, grazie per questa iniziativa, grazie per l'invito e grazie per agli studenti che ci ascoltano e grazie per i due interventi che mi hanno preceduta e cercherò di intrecciarmi con quello che abbiamo detto fino ad ora, cercando di ragionare, di aprire un dibattito sulla dimensione soggettiva del dovere della memoria e sul rapporto tra ricerca e dimensione soggettiva, cioè come utilizzarla, come riuscire ad avvalercene. E siamo effettivamente dentro ad un discorso che è a sua volta dentro il discorso sulla ricerca storiografica, sul piano istituzionale, cioè tutto il quadro che Filippo delineava è in realtà un piano che attraversiamo, un piano dal quale non possiamo prescindere se facciamo appunto riferimento alla dimensione pubblica del testimone. Parlare della dimensione pubblica del testimone significa riprendere le parole di Valentina, significa parlare della retorica del mai più, di questa retorica che, come ha detto con una bellissima chiarezza, ha fallito. E significa forse anche un po' cercare di proporre delle soluzioni possibili. Ecco, la biografia che tu citavi prima è una mia risposta possibile davanti a queste contraddizioni. Quindi ci si interseca sia con il discorso pubblico istituzionale, pensiamo anche al, ecco, giusto per dirne una, no? Al 27 gennaio, al Quirinale, ai testimoni in prima fila, sia appunto alla retorica. In realtà parlare di testimonianze, parlare di ruolo pubblico del testimone significa poi tra l'altro entrare in un equilibrio molto complesso, cioè da una parte si entrano nella retorica, a volte la si crea. L'ambito mio è quindi un ambito in qualche modo trasversale. Sono due i punti che vorrei affrontare, proprio per arrivare poi a vedere come fondamentalmente dov'è che ci sono dei problemi in questo intreccio. I problemi ce li abbiamo proprio quando arriviamo alla ricerca storica, alla storiografia, cioè come coniugare e a maggior ragione da adesso in avanti, dato che siamo proprio cioè in quella fase che Midus aveva anticipato dopo l'ultimo testimone. Innanzitutto, come si è arrivati fino qui? Qual è questa dimensione soggettiva alla quale noi facciamo riferimento? È un percorso molto complesso quello del testimone, del superstite. È un percorso complesso, è quel percorso che Megnagi ha cercato di definire parlando della ricostruzione dell'infranto, eppure è un percorso che pur nella sua complessità possiamo osservare attraverso dei punti, dei momenti fondamentali. L'immediato dopoguerra. L'immediato dopoguerra è il primo dei nostri punti, è il momento in cui nessuno avverte l'esigenza della memoria, non la avvertono i superstiti e non la avverte la società. E qui mi fermo, restringo il campo di indagine all'Italia. Perché? Per i superstiti non è affatto un'esigenza di memoria, è un bisogno imperioso di raccontare, è un bisogno individuale, è un patto, scriveva Edith Bruck, con i morti,
non, è un bisogno di ricostruire se stessi, è l'esigenza quasi logorroica di dover raccontare, di dover tirar fuori questo orrore in cui ci si è mossi, questo orrore al quale si è sopravvissuti senza sapere perché, senza non esistono, è stato abbondantemente messo in luce, non c'è una spiegazione perché qualcuno è sopravvissuto, qualcun altro no, non c'è. È una casualità nella maggior parte dei casi, e questo lo insegna per primo Primo Levi. Quindi l'esigenza non è quella della memoria. Sono due le esigenze che si scontrano in questa prima fase. L'esigenza di raccontare, scriveva Levi, di raccontare come Ulisse alla corte del re dei Feaci, e l'esigenza della società di rimuovere, di andare avanti. Pensiamo al bel racconto di Bassani, quando una società va avanti non guarda in faccia a nessuno, tutti hanno sofferto, quindi questa guerra totale ha schiacciato le coscienze e si vuole andare avanti. E l'esigenza, il cosiddetto dovere della memoria arriverà molto dopo. Molti superstiti si sentono talmente esclusi dal tessuto sociale e hanno davanti delle esigenze così concrete alle quali rispondere: la ripresa di se stessi, la ripresa del lavoro, la ripresa di quei pochi rapporti che sono rimasti. Si pensa fondamentalmente ad andare avanti, se non nei casi di alcuni intellettuali. Pensiamo alla prima edizione di Se questo è un uomo, che è del 47. Questa è una situazione che più o meno, cioè questo non ascolto, questo non interesse, che va avanti fino al 61. Il 61, sappiamo, è l'anno del testo di riferimento di De Felice, ma è soprattutto l'anno del processo Eichmann. Il processo Eichmann dà voce per la prima volta ai testimoni secondo un gioco mediatico che viene fatto. Sono 111 testimoni che sfilano, che raccontano l'orrore visto e subito. Sappiamo oggi, lo sappiamo benissimo, le testimonianze di queste 111 persone sono quasi profondamente inutili, c'erano già le prove, non erano assolutamente necessarie. È una scelta politica molto importante che viene fatta, cioè quella di far conoscere, è un atto d'accusa, proprio perché siamo di fronte al primo processo mediatico, e le televisioni di tutto il mondo e la stampa di tutto il mondo mandano in onda le parole di queste persone. Finalmente legittimati, finalmente ascoltati, si incomincia una fase che porterà poi alla cosiddetta era del testimone, cioè quell'era di cui sono state messe in evidenza le contraddizioni. Negli anni 60 in Italia si tende ancora a non parlare, è molto lento il percorso. Forse uno dei momenti più simbolici che noi abbiamo è la morte di Primo Levi, quindi siamo ben oltre il processo Eichmann, proprio perché si sente che Primo Levi, mi raccontava Piero, mi diceva, Primo ci aveva rappresentati tutti. Era la voce di tutti quanti e ci siamo sentiti orfani. E quindi soprattutto un discorso in questa prima lunghissima fase di aggregazione, di non sentirsi soli e di incominciare a dire qualcosa adesso che si è ascoltati. Pensate ad esempio a come nasce l'ANED. L'ANED, che è l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, nasce per questa esigenza di tenersi stretti, di non sentirsi completamente persi in un paese che non vuole ascoltare, e avrà poi dei riscontri particolarmente pratici, quali ad esempio le pensioni, i risarcimenti. Quindi un processo lentissimo che si accelera poi dalla fine degli anni 80 in poi, quando si entra
nel discorso pubblico. Quindi parlare di dimensione soggettiva significa, da una parte, tenere in considerazione la specificità dei percorsi individuali di ogni superstite, non abbiamo una regola da questo punto di vista, dall'altra parte tenere in considerazione un discorso sociale, un discorso culturale, questo bisogno di tenere il fascismo tra parentesi, questo mito del bravo italiano, questo non voler insistere sulle leggi razziali, tutta una serie di avvenimenti che portano a non parlare. Pensiamo anche che tantissime sono invece nella prima fase le testimonianze dei deportati politici, non certo dei deportati razziali, sempre parlando di testimonianze degli intellettuali. Arrivati, quindi faccio veramente dei salti enormi per non togliere spazio ai ragazzi, alla situazione attuale, contemporanea, a ciò che si è creato dal giorno della memoria ad oggi, uno degli aspetti che emerge con più forza è appunto la retorica del mai più, cioè l'idea che sia sufficiente ricordare un evento affinché non questo evento specifico, ma affinché la violenza, la prevaricazione non si verifichino mai più. È palesemente ingenua, è l'idea di educare contro Auschwitz, è l'idea di educare contro il male, invece di pensare magari ad educare alla pace, che è cosa ben diversa dall'educare contro. La sacralizzazione dei testimoni che ha fatto sì che la loro voce si sia sostituita, o perlomeno si sia parlato della sostituzione della testimonianza alla storia. E in realtà non sono due dimensioni diverse, per questo che in questa seconda parte vorrei parlare, ecco, di quello che io definisco in realtà un esperimento, cioè come cercare, no, di coniugare la storiografia, come riuscire a recuperare una voce testimoniale attraverso la storiografia. Io l'ho fatto in questo saggio, Senza perdere la dignità, nel quale cerco di riprendere alcuni punti che da storica credo siano fondamentali e che invece rimangono sottaciuti in una, giustamente tra l'altro sono due cose diverse, in una testimonianza. Quindi cercare di mantenere insieme sia la dimensione soggettiva sia invece una ricerca stricto senso. Per quale motivo? Proprio perché sono anni, sono tanti anni che ragioniamo su questa querela tra dimensione soggettiva e dimensione della storia, quasi come se non fossero coniugabili. Che cosa voglio dire? La biografia mi è sembrata un buon modo per provare a raccontare una storia e per provare a prendere una storia e allungarla ed allargarla. Questo è. Non era certamente necessario un lavoro in cui si raccontasse l'esperienza concentrazionaria di Piero Terracina. Piero Terracina ha fatto parte dell'era del testimone. Piero Terracina è stato un deportato romano, è deportato da adolescente insieme alla sua famiglia, prima è prigioniero a Regina Cieli, poi a Fossoli, poi ad Auschwitz-Birkenau, è l'unico sopravvissuto della sua famiglia. Torna dopo un viaggio particolarmente complesso, particolarmente lento, particolarmente avventuroso, tace per decenni, all'inizio degli anni 90 racconta la sua storia.
racconta la sua storia e diventa un protagonista importante dell'era del testimone. Piero Terracina diventa quasi una star della memoria, diventa un personaggio particolarmente conosciuto, racconta la sua esperienza. Io gli ho voluto molto bene, siamo stati molto amici, l'ho accompagnato in carcere, in scuole, in convegni, in manifestazioni. Non c'è mai stato forse un invito che lui abbia rifiutato, ed ha cercato appunto di dare il suo contributo, che è stato un po' il suo modo, cioè la sua testimonianza è stato il suo modo di fare politica. E sebbene anche lui abbia fatto parte e abbia toccato tutte le contraddizioni di quest'era del testimone, ha portato dei contributi assai importanti. Basti pensare che è forse l'unico, sicuramente a Roma l'unico testimone che parla del Porajmos, cioè dello sterminio di Rom e Sinti, che in parte lui vide in una notte di agosto ad Auschwitz. Raccontare questa esperienza, l'esperienza di Piero Terracina, attraverso la biografia, che cosa ha permesso? Innanzitutto, a raccontare è la storica, non è Piero Terracina, e questo aiuta innanzitutto a intrecciare le fonti, e quindi le fonti d'archivio con le fonti orali, e ad avere quindi un panorama più largo, aiuta ad allargare l'esperienza. I testimoni sono tutti soli, sono tutte vittime sole nei loro racconti, come è giusto che sia. Non è assolutamente una critica, è solamente la constatazione di due lavori diversi. E invece Piero Terracina aveva una mamma, un papà, un nonno, uno zio, due fratelli, una sorella, gli amici, i compagni di classe, la maestra, e cercare di ricostruire tutto questo mondo ci aiuta innanzitutto a parlare degli ebrei in Italia prima, e quindi a parlare di una parte della popolazione italiana, di italiani. Ecco, di italiani ebrei, di non parlare di ebrei italiani solamente dal 38 in poi, ma di parlarne anche prima. E quindi non solo abbiamo la possibilità di allargare, quindi anche di guardare con occhi critici, non sacralizzare l'esperienza, quindi cercare di osservare dove qualcosa è più rappresentativo, dove lo è meno, dove è un caso specifico, e di allungare l'esperienza. La biografia chiaramente incomincia con la nascita, finisce con la morte, sebbene insomma non sia poi così schematico il saggio. Però questo credo che abbia un significato importante. Da una parte ci ricorda che nessuna esperienza equivale ad una vita, neanche l'esperienza concentrazionaria, che è sicuramente il motivo che ha fatto sì che io abbia avviato questa ricerca, altrimenti probabilmente non avrei passato gli ultimi anni a studiare la biografia di Piero Terracina. Ma una vita non si riduce ad un'esperienza. E allungarla ci permette di comprendere meglio sia l'esperienza in sé, sia il contesto che questa esperienza ha generato. Faccio un esempio molto semplice: la favola della buonanotte di Piero Terracina e la breccia di Porta Pia, e non è una scemenza. Arriva dal nonno, il nonno aveva 10 anni alla breccia di Porta Pia e si ricordava l'arrivo dei bersaglieri. Questo, da un punto di vista metodologico, ha creato una serie di problemi, perché si tratta di recuperare la memoria che un anziano ha di un racconto di quando era piccolo, di qualcosa che ha sentito raccontare. Ma ci aiuta a comprendere qual è quel contesto, quel clima culturale in cui queste persone si sono formate. Se non partiamo da qui, non capiamo la reazione di tantissimi ebrei davanti alle leggi razziali, perché questo attaccamento alla corona, perché continuare a mandare i figli a scuola, perché in qualche modo credere che tutto questo non sarà possibile.
Ci aiuta poi, tra l'altro, su questo, e su questo chiudo, allungare ed allargare, ci aiuta a mettere in prospettiva, a ragionare, a cercare di riempire dei vuoti, ma non perché il testimone ha tutti i diritti di avere i suoi vuoti o di sbagliare le date o di avere la sua versione. Ecco, nel caso, in questo caso specifico, devo dire che Terracina aveva una memoria fenomenale, ma anche lui aveva la sua versione, che è una versione che ha senso proprio in virtù di quella dimensione soggettiva dalla quale siamo partiti, e anche ognuno di noi si racconta la propria esperienza di un determinato evento, figuriamoci di un evento così drammatico, perché a volte è anche il racconto che ci facciamo per sopravvivere a quell'esperienza, mentre cercare di farne dei pezzettini, di analizzarla con altri strumenti, che sono poi gli strumenti dello storico, ci permette di porci degli interrogativi, di avere un impatto critico e poi cercare in questo modo di ricomporli. Io non so se questo esperimento posso portare un contributo valido, però credo che possa essere un passo per riuscire a muoverci in una dimensione diversa dai famosi racconti stereotipati di cui si parlava prima. E chiudo, lascio spazio ai ragazzi. Sì, grazie, grazie Lisa, grazie molto anche per questo intervento. In realtà, insomma, oltre agli studenti ci sono anche diversi, molti colleghi, ho visto anche, sì ho visto via via che entravano, sì. Adesso non voglio prendere altro tempo, aprirei subito il dibattito lasciando spazio alle domande o agli interventi, ecco. Potete o intervenire direttamente o alzare la mano. Enrico, se volete posso rompere il ghiaccio io. No, grazie per queste relazioni tutte, diciamo, interessanti e stimolanti. Io avrei una in realtà sono due domande. Una è più, diciamo, su questo elemento, no, della sacralizzazione delle vittime, su cui, insomma, ha riflettuto soprattutto Valentina nella sua riflessione, che io trovo sia un elemento molto problematico, diciamo, nel per quanto riguarda il tema specifico, ma in assoluto per quanto riguarda il mestiere di storico oggigiorno. Io quando appunto parlo di, sento, insomma, non mi occupo di questi temi, però quando mi confronto con questi temi mi viene sempre in mente questo bellissimo romanzo spagnolo che è stato tradotto anche in italiano qualche anno fa, che si chiama L'impostore di Javier Cercas, che racconta questa storia bellissima di Eric, interessantissima, diciamo, da questo punto di vista, no? Riguarda il ruolo del testimone in questa dimensione memoriale, no? della storia, di come ricordiamo la storia contemporanea. Che Eric Marco, chi è? Diciamo, Eric Marco a inizio anni 2000 è il presidente dell'associazione delle vittime spagnole internate nel campo di Mauthausen, che uno storico inizia a studiare la sua biografia e scopre che lui è un personaggio molto popolare non solo in Spagna, insomma anche a livello europeo. Uno storico si interessa alla sua vicenda e semplicemente scopre che lui si è inventato tutto. Non si è inventato solo quello, lui è stato anche un importante sindacalista antifranchista, si è inventato la militanza antifranchista, ma si è inventato anche il fatto di essere stato a Mauthausen. Lui non era mai stato a Mauthausen, semplicemente era andato lì a visitare il campo e aveva cambiato uno dei nomi degli internati spagnoli facendo sembrare che fosse il suo. E questo naturalmente in Spagna ha generato un dibattito molto acceso. E questa è la domanda che vorrei fare io ai nostri ospiti. Una è più per gli storici. Diciamo, fino a che punto, diciamo, in questa sacralizzazione delle vittime hanno giocato un ruolo, diciamo,
gli storici nella mancanza di intermediazione, no? Tra la vittima e il racconto storico e storiografico che si fa di un certo passaggio, in questo particolare caso della Shoah, ma non solo. Quindi appunto il demandare semplicemente al racconto della vittima la narrazione dell'evento storico, no? E quindi diciamo una mancanza anche di una generazione, in particolare di storici, probabilmente il passaggio dell'89, la venuta meno delle grandi narrazioni ha messo in crisi molti colleghi di generazioni precedenti. E quindi qual è anche la responsabilità di noi che facciamo il mestiere di storico? L'altra domanda, più naturalmente estesa a tutti e tre, è, come diceva anche Elisa, ci stiamo andando oltre, no, questa dimensione, diciamo, l'epoca del testimone, perché semplicemente i testimoni vengono meno. Ecco, secondo voi, naturalmente questa è più una speculazione, ma cosa ci aspetta in futuro? Perché qui c'è un pericolo, che questo oggetto diventi un totem intoccabile, per cui non si potrà mai più tornare a parlare del tema e a mettere in discussione alcune narrazioni, semplicemente perché i testimoni non saranno più presenti. E quindi io vedo in prospettiva per i prossimi anni anche, diciamo, un passaggio importante nel rapporto tra la nostra società italiana, le società europee e che cosa è stata in particolare la Shoah, ma è un discorso che poi possiamo ampliare anche, diciamo, ad altri passaggi critici del Novecento europeo. Quindi ecco, se avete delle aspettative, una prospettiva più ottimistica oppure più pessimista, insomma, dipende anche dai punti di vista. E grazie ancora per queste tre belle relazioni. Grazie Enrico, direi che già di carne al fuoco con queste prime due domande ce n'è, quindi farei un primo giro di Marta Baiardi. Vuoi intervenire subito? Ok, allora do prima la parola a Marta Baiardi e poi ai relatori. Prego, aspetti, devi accendere. Sì, eccomi, ci sono, mi sentite? Sì, sì. Grazie, cercherò di essere breve, anch'io aggiungo qualche domanda. Ma la prima questione è sulla sacralizzazione. Ma curando prima del Covid, quindi ormai sembra una vita fa, ma insomma in realtà era il gennaio 2019, una mostra a Firenze sulla prima memorialistica sia dei lager, sia dei campi di sterminio che dei campi di concentramento. Abbiamo raccolto più di 40 testi, che sono alcuni molto noti, alcuni meno, tra cui appunto Primo Levi del 47. Una mostra che va dal 44 al 47. Rileggendo questi testi, ma insomma io mi sono resa conto che la sacralizzazione è già lì completamente, c'è una lettura cristologica anche nei testi scritti da ebrei, non tutti naturalmente, però c'è questa forte tendenza, al di là di alcuni testi, appunto Primo Levi che ha delle domande filosofiche, quindi tutta un'altra questione, ma anche altri, che riguarda proprio l'interpretazione di quello che è accaduto. Davanti all'orrore che ha descritto Guida di quello che è accaduto, si interpreta con delle categorie che sono quelle cristologiche, cristiane, nel senso generale, il pellegrinaggio, il culto dei morti, vengono continuamente fuori il Calvario, i martiri, e tutta questa, diciamo così, simbologia, lessico. Quindi questo è processo che secondo me è insito in ogni memoria, cioè ogni memoria, quindi non c'è solo una sacralizzazione indotta posteriormente, c'è un fortissimo investimento da parte dei superstiti su questo terreno. E questa è una prima cosa che mi premeva puntualizzare. La seconda è una domanda per Focardi, ma insomma è una domanda che faccio anche a me stessa. O come mai una storiografia così agguerrita e che, diciamo, poteva farlo prima, però non è successo, c'è stato l'89, che anche secondo me è quella poi la cosa. Una storiografia, qui parlo dell'Italia, così agguerrita, è così puntuta anche rispetto ai processi della Repubblica Sociale, della persecuzione e dell'antisemitismo, non è riuscita a entrare, se non pochissimo, nel discorso comune. Questo è secondo me un punto che riguarda sia i rapporti con la politica, ma non solo con la politica alta, cioè i presidenti della Repubblica, il Parlamento, proprio anche la politica, quella delle amministrazioni locali, eccetera. C'è stato qualche, io non saprei indicarlo meglio, una qualche perversa sintonia,
e che ha determinato quello che è sotto gli occhi di tutti. Noi ancora oggi assistiamo, ma non è solo ignoranza, cioè è una forma appunto che le ritualizzazioni della memoria dopo che questi studi vanno avanti ormai da 10 anni non hanno assimilato la differenza tra i campi di sterminio e i campi di concentramento. Non c'è un politico che non sia stato edotto da qualche intelligente ufficio stampa che, allora, questo però non vuol dire solo che sono ignoranti, anche, però vuol dire che c'è un intoppo nel discorso pubblico, per cui la storiografia vive una crisi molto importante, c'è una grande crisi della storia a scuola, quindi della storia insegnata, credo nel manifesto dell'anno scorso, no? Sulla storia come bene comune, e questo la dice lunga però anche sulle prospettive rispetto alla politica. Ecco, questo è secondo me il nodo di come, secondo me Valentina Pisati in questa sua relazione, ma anche nel libro, ha molto bene individuato l'aspetto internazionale, le politiche per esempio della focalizzazione sulla Shoah come paradigma universale per tutti, a partire dagli Stati Uniti e poi via via, i giorni della memoria sono ormai una politica europea, l'incentrarsi delle politiche educative su questi aspetti. Ecco, però come dire, credo che in questo senso valga una riflessione anche rispetto all'Italia, rispetto alla crisi che viviamo specifica noi, che secondo me non è del tutto. Anche sono nati musei, il giorno della memoria vede una grandissima profusione di iniziative, vengono fuori dei bei libri, dei film a volte belli, a volte brutti, ma insomma, diciamo, c'è questa cosa, però alla ridondanza, questo aveva ragione Traverso, la ridondanza del discorso pubblico non corrisponde una conoscenza. L'argomento è complesso. Allora, questo è un problema anche della storiografia e mi piacerebbe capire come ce la mettiamo. Grazie. Grazie a lei. E non so, io seguirei l'ordine degli interventi, credo, no? Quindi Filippo, Valentina, Elisa, se siete d'accordo. Sì, va bene. Allora, grazie intanto per domande molto importanti, molto impegnative, a cui non saprò rispondere sicuramente, ma qualche spunto. Partendo da Enrico Acciai, insomma, dice, ma gli storici, un esamino di coscienza rispetto a questa preponderanza, a questo predominio del testimone e della vittima, non se lo pongono, potevano fare qualcosa di diverso, che cosa? Hanno peccato gli storici, forse lui ora parla più direttamente degli storici italiani e ci poi chiama in causa. Io non lo so se potevano fare qualcosa, io prenderei però un altro punto di riferimento, un altro aspetto che è importante, che è il sistema dei media. Io ho fatto questa esperienza personalmente all'inizio degli anni 2000, dopo che appunto avevamo fatto molte ricerche sui crimini di guerra italiani nei Balcani, io avevo parlato la prima volta alla mancata Norimberga italiana, avevamo la possibilità di fare un bel documentario finanziato adeguatamente sui crimini di guerra italiani, siamo andati in Slovenia, abbiamo fatto tutte le nostre ricerche, ebbene quel documentario non è stato mai fatto, mai realizzato, perché nonostante tutti i documenti che avevamo, c'è mancata il testimone, cioè non abbiamo trovato un italiano che dicesse io ho ucciso, oppure io ho visto uccidere sloveni piuttosto che croati. E su questo, per questo, nonostante i finanziamenti avevamo inglesi, canadesi, eccetera, quel documentario non è mai stato fatto. Cioè è il sistema dei media anche che vuole il testimone, che vuole la faccia, vuole la storia personale, non si accontenta dei documenti. Cioè quel processo a cui ha alluso Elisa, per cui no, il processo Eichmann è una scelta politica quella di chiamare i testimoni, avevamo i documenti ma si sceglie di avere una carrellata di testimoni per influire sull'opinione pubblica, è un meccanismo che ho visto sulla mia pelle all'opera anche nel nostro sistema. Da questo punto di vista, per dire, io lì tutto quello che potevo fare come storico l'ho fatto. Le mie ricerche sulla Norimberga italiana, sulla mancata Norimberga italiana, e poi però appunto è mancato il testimone. E poi ci sono anche delle difficoltà, parlavamo dell'Italia, vado veramente a ruota libera, parlavamo di difficoltà in Italia di bucare, diciamo così,
lo schermo, nel senso di influenzare attraverso le nostre ricerche di storici il dibattito pubblico, l'opinione pubblica. C'è un problema di accesso anche ai media, resto su questo per ora perché non è secondario, un problema di accesso alla televisione, ad esempio. La televisione italiana ha parlato per la prima e unica volta in prima serata di questioni come quelle appunto dei crimini di guerra italiani nel 2015. Dopodiché non è stato più possibile farlo perché sono arrivate, come dire, delle sollecitazioni politiche, qualcuno si è fortemente lamentato di una trasmissione, della trasmissione in cui si era parlato di questo. E, cosa ci aspetta al futuro? Vado velocemente, nell'era post-testimoni, ma intanto i testimoni, e certamente per motivi anagrafici finiranno, se noi parliamo di Shoah, se noi parliamo di foibe, ma ad esempio avremo ancora testimoni per la stagione del terrorismo, per la mafia. Cioè noi ora abbiamo un calendario civile, prima parlavamo del calendario civile, con tante nuove solennità, così vengono chiamate, giornate celebrative, alcune delle quali riguardano fenomeni storici molto più vicini a noi, per cui avremo una situazione ancora più complicata probabilmente, cioè noi non avremo più testimoni come Terracina che ci potranno parlare della Shoah piuttosto che della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza, ma avremo dei testimoni su altri fenomeni che sono comunque considerati dal nostro Parlamento, perché il Parlamento che decide sul calendario civile, importante ai fini della costruzione di una memoria pubblica nazionale. Quindi avremo anche una memoria sfalsata probabilmente, no? Da un lato avremo testimoni, dall'altro non li avremo. La cosa interessante è che non avremo i testimoni su vicende che attualmente sono considerate comunque centrali, hanno una rilevanza maggiore, che sono quelle legate alla Seconda Guerra Mondiale, appunto la Resistenza, appunto la Shoah e anche, mettiamoci, le foibe. E quindi diciamo, vedo la cosa in maniera ancora più complessa rispetto alle osservazioni di Enrico Acciai. Non so bene, ecco, come storici cosa facciamo. Ognuno di noi fa quello che probabilmente si sente di fare, cioè io credo sia importante un impegno in quella che oggi va di moda a chiamare la public history, quindi non solo fare ricerca ma anche dialogare, cercare un rapporto con la società. Credo che comunque questa è una tendenza che prenderà sempre più corpo, anche perché lo vediamo nelle nostre università, adesso ci chiedono di fare, no, la terza missione, per così dire, cioè rientra nei nostri compiti, per cui un maggiore impegno ci sarà in quella direzione. E poi ecco, un pochino ho già detto forse qualcosa rispetto, no, anche alla domanda di Marta Baiardi. È difficile appunto dare una risposta come mai la storiografia non è riuscita a entrare nel discorso comune, incidere nel discorso comune, e ci sono tanti livelli, cioè a livello politico, io ho parlato della televisione, c'è la questione dei processi, cioè i mancati processi. Noi in Italia non abbiamo fatto i processi. Parlavamo della Shoah, no? Ad esempio, in Francia con grande ritardo, con grande difficoltà, però a un certo punto un po' di conti con Vichy sono stati fatti, con la persecuzione contro gli ebrei. Sono stati fatti due grandi processi in Francia negli anni 90, no? Contro Paul Pauvier e Maurice Papon. Soprattutto il secondo è stato un processo che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, perché lui era un personaggio di grandissimo livello, ministro, parlamentare negli anni della Repubblica. Da noi questo è impossibile, non che ci si debba per forza passare, però è una constatazione, in Italia è impossibile fare processi di quel genere. C'è l'amnistia Togliatti che ancora va. Io una volta l'ho chiesto, ho fatto una domanda specifica al procuratore De Paolis, no? Marco De Paolis, che è bravissimo, fa tutti i processi contro i criminali di guerra nazisti, nelle carte trovate nel cosiddetto armadio della vergogna. Nelle carte dell'armadio della vergogna, da quelle carte emergono più di 500 nomi di tedeschi, ma emergono anche più di 300 nomi di fascisti italiani coinvolti in quelle stragi.
Io glielo chiesi: Marco, ma hai mai pensato di fare, di processare qualcuno di quelli? Ma fa: no, non posso, ce l'ha messi a togliare. Ecco, quindi c'è anche, per dire, un altro elemento, no, che mi tiro fuori, appunto questo, dei mancati processi, del forse scarsa, cioè blocco, diciamo così, o meglio, una vigilanza a livello anche istituzionale. Certi temi non si può parlare o si fa fatica a parlare, e poi probabilmente anche qualche pecca da parte nostra c'è anche quella, insomma, come storici forse dovremmo coltivare un po' di più un dialogo con la società, sicuramente. Bene, va, mi fermo qua. Grazie. Valentina, sì. Grazie, sì. Molto, molto sinteticamente. Enrico, la domanda sui falsi testimoni. In realtà il caso di Enric Marco è uno tra tanti, perché la cosa che stupisce è scoprire che sfilza di mitomani si sono presentati sulle scene mediatiche negli ultimi decenni, dal caso Wilkomirski al caso De Fonseca, eccetera. E a me, devo dire, non stupiscono tanto loro, i falsi testimoni. Quello che a me lascia perplesso suscita una reazione molto critica e molto allarmata sono le reazioni da parte di chi cerca di giustificarli, a cominciare naturalmente dagli editori e dai produttori dei film tratti dalle memorie di queste polacche ferme. Una volta che salta fuori che questi sono finti testimoni, che sono inventati tutto, la cosa che stupisce sono le giustificazioni, gli argomenti che vengono utilizzati per dire: va bene, forse non gli è capitato quello che dicono che gli è capitato, però tutto sommato ad altri invece è successo, e poi queste persone sono persone un po' disturbate, traumatizzate, gli sono successe altre cose, altri traumi infantili, hanno semplicemente tradotto il loro dolore nel lessico dominante delle categorie che la cultura mette loro a disposizione. Che male c'è, tutto sommato, non sarà una storia vera, ma in qualche modo lo è. Ecco, io trovo che questo lassismo rispetto ai criteri che vengono impiegati per determinare se una cosa va benissimo una finzione, basta che si presenti come finzione naturalmente, faccia parte di questo stesso clima di cui ho un po' provato a parlare, e cioè una delegittimazione del metodo degli storici, del metodo fondato su documenti, su modi di procedere che siano pubblici, intersoggettivamente verificabili, che quindi davvero stabiliscono il ruolo pubblico della storia in quanto diversa dagli usi privati e necessariamente personali, soggettivi delle varie memorie. È come se si sancisse la legittimità di tante narrazioni che si contendono il primato sulla scena pubblica, non in virtù di certi criteri che ci diamo per stabilire chi è più credibile di chi altro e quanti modi diversi ci sono per raccontare la stessa storia anche, ma è proprio una questione di chi, come diceva Filippo Foccardi, ha più mezzi per imporsi, ha più case produttrici che lo sostengono. Quindi secondo me è anche un po' ingiusto incolpare gli storici di questo fenomeno, perché è molto più generale. Semmai aver consapevolezza di questi meccanismi e cominciare a contrapporre qualche strategia che sia non soltanto una questione di dare più spazio alla storia nei programmi scolastici, cosa sacrosanta, ma non è solo quello, oppure cercare di assecondare magari il gusto dominante facendo delle cose un po' più allettanti dal punto di vista comunicativo, che andrebbe bene anche quello, ma non è quello il punto. Il punto è capire in quale ingranaggio ci troviamo a giocare la nostra partita, in quale cosa, e capire che il problema è complessivo. Poi cosa si debba fare è un altro discorso. Poi per quanto riguarda cosa ci aspetta, naturalmente a me tutti questi discorsi su cosa succederà di noi dopo l'ultimo testimone
mi viene sempre, come tutti, da rispondere come si è sempre fatto, naturalmente, e cioè a un certo punto subentrano i documenti, le ricostruzioni e così via. Al di là, adesso, al netto del dispiacere personale, naturalmente, per la perdita personale di queste, di questi individui, ma non è quello il punto. L'idea è che andiamo incontro a una catastrofe morale quando non, al giorno che non dovessimo più avere queste, queste ancore che sono appunto i testimoni del nuovo punto. Ecco, però al di là di questo, io non darei forse così per scontato che questa narrazione cornice dell'olocausto, paradigma vittimario, comunque lo vogliamo chiamare, sia destinato a durare per sempre. Ci sono già dei sintomi della sua stanchezza, cioè del fatto che indipendentemente, forse proprio in virtù, proprio per effetto di questo bombardamento commemorativo, ci sono sintomi di quello che in inglese si chiama Holocaust fatigue, la stanchezza della memoria, una anche perché, e che non è soltanto una questione di ripetizione eccessiva, come quando si mangia troppo una certa cosa e non si vuole più, ma è proprio una questione dell'inadeguatezza evidente, sempre più evidente, di questo schema narrativo. Vittime, carnefici, collaborazionisti, giusti, questo schema molto... di dar conto, di render conto delle cose che dobbiamo interpretare oggi, dei problemi che abbiamo oggi e delle esperienze diversamente traumatiche che abbiamo di fronte a noi. Ora, mentre con vari conflitti, guerre, eccetera, è stato possibile con notevolissime forzature utilizzare questo schema di volta in volta per accusare l'aggressore di turno di essere il nuovo Hitler, eccetera, eccetera. Come la mettiamo con tutti i fenomeni che ci preoccupano adesso, le migrazioni, le pandemie, la crisi economica, la crisi ecologica, le disparità economiche, sociali e via dicendo? Dove li troviamo? A chi li assegniamo questi ruoli? È evidente che quello schema non serve, non rende in alcun modo né più intelligibile, ma neanche più raccontabile il mondo che abbiamo davanti a noi. Quindi la mia idea è che questo sia un modello narrativo destinato a sparire o comunque a diventare uno dei vari strati, uno dei vari, delle varie sceneggiature che abbiamo a disposizione, non necessariamente quella egemone, quella dominante in futuro. Poi su quali siano le nuove narrative emergenti, purtroppo ci sono segnali, ne parleremo magari in un'altra occasione, che non sono particolarmente preferibili di per sé quelle che stanno, emergendo adesso. E va bene, no, mi sarebbe piaciuto anche di qualcosa a Marta Vaiardi riguardo a questa continuità interessante che ha osservato tra la sacralizzazione, che però è la sacralizzazione, cioè il modo in cui i singoli sopravvissuti raccontavano, cercavano di dare senso in assenza di categorie concettuali alle loro esperienze profondamente traumatiche. E io trovo che è abbastanza comprensibile che chi, per esempio, il caso noto è quello di Elie Wiesel, una persona imbevuta di una cultura religiosa e cassidica, in quel caso ha applicato il suo schema culturale, i racconti biblici e via dicendo. Qualcun altro poteva applicare altri schemi sempre di tipo religioso e sacralizzante, però per tanti anni questo modello diciamo metastorico, metafisico di interpretare i fatti non ha raggiunto quel riconoscimento collettivo che invece ha negli ultimi decenni. Quindi questa idea del martirio, della catastrofe redenzione, dell'esperienza indicibile che quindi impone, proietta i testimoni in una dimensione trascendente, tutta questa cosa è relativamente recente, in buona parte tributaria degli sforzi fatti in America da Elie Wiesel per, diciamo, socializzare la sua personale esperienza della deportazione, e anche dal fatto che c'era una struttura
struttura culturale ricettiva e politica ricettiva che ha avuto in parte anche modo di avvalersi di questo modo di rappresentare le cose per perseguire altri tipi di scopi. Quindi sì, lì è diventa molto interessante anche per riprendere poi le cose che diceva Elisa, ma lo faremo in un'altra occasione, studiare proprio il rapporto che aveva già inaugurato, uno studio che aveva già inaugurato Halbwachs tra memorie individuali e memorie collettive, come interagiscono tra loro, a volte anche con effetti di distorsione sulle stesse memorie individuali condizionate dal quadro generale narrativo in cui vengono inserite. Ecco, però saranno argomenti per altri dibattiti. Grazie. Grazie anche a te, Valentina, Elisa. Allora, aggiungo veramente pochissime cose. Sì, per quanto riguarda le osservazioni di Marta Baiardi, penso che tutto sommato sia normale questa lettura definita cristologica anche nelle prime opere di memorialistica. E l'idea del pellegrinaggio, l'idea del culto dei morti, fondamentalmente sono le idee che noi ritroviamo alla fine, al termine di ogni trauma. È invece problematico il passaggio dall'individuale o dal gruppo a farne una vera e propria politica. Invece, per quanto riguarda le domande di Enrico, sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto fino ad ora, però ho qualche elemento ho qualche dubbio in più, perché fino a che punto hanno giocato un ruolo gli storici? Non lo so, però forse si tratta anche di fare una riflessione, cioè di guardarsi un po' allo specchio, di guardare questo mondo della ricerca che non è un mondo accogliente e che è un mondo dove si arriva da grandi, da molto grandi, che è un mondo in cui a volte ci si parla, che però credo abbia delle difficoltà a parlare al resto del mondo. Ecco, non c'è solamente lo scollamento tra storia e memoria, un po' per sintetizzare forse, ma anche tra il mondo della ricerca, quindi dove va la ricerca e dove va invece la società. E io non posso pensare che non ci siano responsabilità da parte nostra. E credo che tra l'altro esce fuori anche un altro problema. Filippo parlava dei media che appunto che fondamentalmente si occupano di raccontare al, tra virgolette, grande pubblico la Shoah. Io credo che ci sia anche un altro fenomeno per il quale non so se credo effettivamente che non si andrà avanti con il paradigma vittimario, cioè il cosiddetto passaggio del testimone. Chi è oggi che va nelle scuole? Beh, a me è sembrato di poter osservare una sorta di gerarchia e quindi l'associazione che prima aveva il testimone, cioè colui il quale era stato deportato, adesso non ce l'ha, però c'ha una persona, magari di poco più piccola, che era un bambino che si è nascosto e che può raccontare la sua esperienza. E poi c'è la figlia del sopravvissuto che racconta ciò che gli ha detto il padre. E così si scende di generazione in generazione, quasi andando a stabilire un'equazione tra ebraicità e Shoah da raccontare, e io credo che questa cosa sia piuttosto pericolosa. Quindi, secondo me, ecco, che cosa ci aspetta? Oddio, che cosa ci aspetta? Non lo so, però io vedo in maniera abbastanza pericolosa questo paradigma del testimone, perché fa del testimone un contenitore, e quindi adesso che abbiamo questo contenitore tutto sta a riempirlo. Chi c'ho? Il sopravvissuto di Auschwitz, metto il sopravvissuto di Auschwitz, non ce l'ho più, metto il
e che chiaramente non è un testimone, però racconta perché è cresciuta. Metto la figlia, metto la nipote. Se si instaura questo meccanismo, poi basta riempire di volta in volta il contenitore. Cioè, c'è questo contenitore e chi metto? Il figlio di chi ha assistito alla strage di mafia, terrorismo. E il fatto che ci sia un sintomo di stanchezza, io non so se questo sintomo di stanchezza sia effettivamente nei confronti del sistema o sia sulla memoria della Shoah. Io ho l'impressione che sia di più sulla memoria della Shoah, non tanto sul sistema, ed il fatto che sia stata istituita la giornata in memoria delle vittime del Covid mi fa pensare che invece forse il sistema dà dei segnali per andare avanti, e credo che questo possa essere pericoloso. E quindi si tratta veramente, cioè, paradossalmente, cioè, di salvare la memoria inglobandola nella storia, perché altrimenti ci troviamo davanti a questa scatola da riempire con la vittima che c'è, da mandare nelle scuole, da mandare in televisione, da mandare ovunque sia, secondo me. Allora, grazie anche ad Elisa. Io mi scuso, ecco qua ci sono, ecco, per i rumori di sottofondo. Allora, no, e mi visto anche l'orario, no, mi piacerebbe concludere l'incontro, no, questo appuntamento, riallacciandomi a quanto diceva Filippo in apertura, e anche come auspicio, no, credo, insomma, che la pista, la direzione da intraprendere, approfondire, allargare in vario modo sia quella di ampliare la ricerca storica, che non è una ricerca solo sulle vittime, no? Anzi, la storiografia a cui ha fatto riferimento Filippo nel suo intervento, sia pure non citando tutti i singoli passaggi, è una storiografia che ha approfondito, che si è confrontata sulle responsabilità, sta studiando, sta indagando le responsabilità italiane, no? E nella Shoah, o nella Seconda Guerra Mondiale, o come ha fatto ad esempio, no, la Picciotto in questo libro monumentale, anche sui sopravvissuti, come si è sopravvissuto. Ecco, però vorrei chiudere questo incontro che ringraziando ancora tutti voi, i relatori, i partecipanti, gli studenti, che proprio con l'auspicio di proseguire ciascuno nel proprio livello, cioè come studiosi, come studenti, ricercatori di vario tipo, sulla via della ricerca storica, no? Delle responsabilità italiane, anche nella complessità, no, di che ciò significa. Ok, grazie a tutti, e grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi. Nella Pasqua ebraica, quindi auguri di buona Pasqua. Sì, buone Pasque, non so come si dice in questo caso. Interrompo la registrazione.